Quindi mecenati artisti nella Roma barocca, quello che vedete è una delle immagini simbolo della Roma barocca, in particolare del soffitto del salone d'onore di Palazzo Barberini, affrescato da Pietro da Cortona tra il 1629 e il 1637. Come vedremo non ci ha impiegato tutto questo tempo, ma insomma le date estreme sono queste, e rappresenta nelle intenzioni generali, come dire, del committente, che era appunto la famiglia Barberini, la gloria della Divina Provvidenza. In realtà è una gloria della famiglia Barberini, come ben sa chi ha visto questo spettacolare soffitto. Ebbene, quindi mi sembrava interessante come introduzione. Però noi parliamo di Roma, quindi di un ambiente che ha caratteristiche originali, in parte diverse rispetto al resto d'Italia e d'Europa, perché Roma era il luogo in cui operava la corte papale. E la corte papale non aveva solo finalità, a partire dal pontefice, di diffusione del credo e di celebrazione della Chiesa, ma anche quella di esaltazione e celebrazione familiare. Ma insomma, diciamo che quando noi visitiamo Roma come turisti, la percezione che noi abbiamo delle intenzioni, dell'ansia di commissione relativa a quel periodo riguarda soprattutto le opere sacre, insomma, le opere di carattere religioso. Allora, a questo proposito, vorrei farvi leggere questa frase di Baricco, che mi aveva molto colpito anni fa quando stavo leggendo questo suo saggio interessante, che si intitola I Barbari, che è tuttora molto utile, di qualche anno fa, ma ve ne suggerisco la lettura perché ci aiuta a capire molte cose della società in evoluzione così veloce che abbiamo intorno. Chissà quanto ci metteremo ancora ad ammettere che siamo debitori del meglio dell'arte occidentale alla geniale intuizione di una setta religiosa che inventò la pubblicità e vi investì quantità di denaro irragionevoli. Trovo che sia una frase forte perché, insomma, il cattolicesimo definito come setta religiosa, ma chissà, fra qualche secolo forse così sarà definita, e pubblicità, lo sforzo di decorazione degli edifici religiosi, di costruzione anche degli edifici religiosi. Però se ci pensate, riducendo tutto alle sue caratteristiche prime, è questo. Siamo debitori della meraviglia in Italia, in particolare, insomma, della meraviglia dell'arte del mondo occidentale, alla necessità di farsi pubblicità. Questo farsi pubblicità, naturalmente, inteso in senso poi spirituale, ha un altro significato, ma l'aveva molto per quanto riguarda gli aspetti invece, come dire, laici delle commissioni nella Roma del 600. 500 e del 600. Allora, vediamo un pochino i papi più importanti fra quelli che nomineremo nel nostro percorso, insomma, che hanno avuto una qualche rilevanza soprattutto nella fase di costruzione della Roma barocca. Così capiamo anche meglio forse alcune dinamiche che si manifesteranno poi nel corso della prima metà del 600. Avevo anche previsto una diapositiva con l'elenco dei papi della seconda metà del 1500, poi magari ve la faccio vedere, poi l'ho eliminata, ma magari poi ve la mostro perché il semplice elenco dei nomi con la provenienza dei singoli papi ci illumina sul fatto che al vertice della Chiesa romana si succedono, spesso in tempi molto veloci, papi che provengono da zone d'Italia, allora solo d'Italia, diverse, con tutte le conseguenze dal punto di vista della scelta degli artisti e dei linguaggi da promuovere, originale. E questo fa sì che Roma diventi un crogiuolo in cui si mescolano linguaggi, si confrontano linguaggi provenienti da aree geografiche diverse e
diventa anche un luogo di attrazione di artisti provenienti da zone d'Italia diverse. Del resto l'avevamo ricordato anche solo con le due figure cardine di Caravaggio, che proveniva da Milano, e di Annibale Carracci del fratello, che arrivavano da Bologna. Quindi Papa Clemente VIII è stato un papa importantissimo, ma vedete, insomma, tutto sommato, i pontificati brevi. Nella seconda metà del Cinquecento ci sono stati pontificati di 12 giorni, di 2 mesi. Ora, è chiaro che quelli erano casi estremi, non sono riusciti a produrre niente di significativo dal punto di vista della commissione artistica, ma certo 8 anni, 9 anni, 12 anni, era il periodo medio. Poi con casi estremi come Papa Sisto V, che sarà regnante per 5 anni, ma quei 5 anni saranno fondamentali per l'aspetto della città e per l'evoluzione anche della città, non solo dal punto di vista urbanistico. Bene, quindi ricordiamoci di Papa Clemente VIII. Sotto di lui, per esempio, avviene la devoluzione di Ferrara, cioè Ferrara muore l'ultimo duca senza eredi e, in base ad accordi stabiliti da molto tempo, lo Stato della Chiesa si appropria di Ferrara e dei suoi territori, il che significa che il cardinal nepote, Pietro Aldobrandini, si precipita a Ferrara e si appropria personalmente dei dipinti più importanti, per esempio delle collezioni di Alfonso d'Este. Poi lo vedremo. Altro papa importantissimo, Papa Paolo V Borghese. Ecco, il caso ha voluto che questi due papi fossero entrambi romani, di origini, famiglie romane. Papa Paolo V, che dire di lui? Filo spagnolo, e questo è un dato importante nella Roma dell'epoca, in un periodo in cui l'Europa era, come dire, caratterizzata dal contrasto tra Spagna e Francia. E quindi essere filo spagnoli aveva delle ripercussioni molto significative anche all'interno della città stessa. Mi basta un'immagine che penso sia sufficiente per Paolo V. Quando voi andate in piazza San Pietro, vedete la facciata di San Pietro, al centro della scritta che compare sulla facciata della chiesa, della basilica, non c'è San Pietro, c'è Paulus Quintus Borghesius. Al centro, andate a rivedere, cioè lui conclude col Maderno la costruzione, l'avanzamento verso la piazza della Basilica, viene realizzata la facciata e fa mettere il suo nome al centro della facciata della chiesa più importante della cristianità. Pensate, oggi sarebbe inimmaginabile una cosa del genere. E questi due papi quando Caravaggio era a Roma. Questi due papi quando Caravaggio era a Roma, Clemente VIII completamente, Paolo V parzialmente, nel senso che poi Caravaggio, proprio perché probabilmente inviso al Papa e alla sua cerchia, in quanto spagnoli in Vaticano e invece filo francesi, protettori di Caravaggio, insomma, creano le condizioni per cui Caravaggio, in un momento di obnubilamento, che peraltro era sempre più lunghi, uccide Ranuccio Tomassoni. L'uccisione, non dobbiamo dimenticarlo, questa lite che porta poi alla morte violenta del Tomassoni, segue una serie di rifiuti di opere di Caravaggio da parte di istituzioni ecclesiastiche, rifiuti di opere che, come vedremo, erano del tutto immotivate dal punto di vista artistico, lo vedremo subito dopo, ma che avevano un forte significato politico, cioè attaccare Caravaggio rifiutando le sue opere significava, come dire, in qualche modo schiaffeggiare, dare uno schiaffo ai committenti, ai protettori di Caravaggio che erano all'interno della curia pontificia, della corte, chiamiamolo meglio pontificia, il partito filo francese. Ed erano soprattutto i cardinali, le famiglie cardinalizie raccolte intorno a Federico Borromeo. L'altro papa importante è Papa Gregorio XV, guardate, poco più di 2 anni
di regno, due anni durante i quali il cardinal nipote Ludovico Ludovisi si costituisce la grande vigna Ludovisi, raccoglie opere d'arte e costituisce un patrimonio sterminato, oltre a realizzare cappelle in città, eccetera. Adesso lo vedremo. Per dire cosa succedeva, l'abbiamo osservato l'altra volta con l'ultima diapositiva, se non ricordo male. Era talmente scuotente la condizione politica interna della città, il rinnovamento della figura del Papa, che alla morte di Paolo V Borghese, il nipote Scipione Borghese, per accattivarsi come dire, le buone intenzioni o la sopportazione del nuovo Papa e della nuova famiglia del Papa, dona al cardinale Ludovisi la scultura di Caravaggio Corrado delle Sabine, che si è, no, con Proserpina, scusate, Plutone e Proserpina, che si era appena fatto scolpire per casa sua, per il suo palazzo. Quindi c'era anche tutta questa necessità di captazzo e benevolenza, perché appena si insediava il nuovo Papa, che magari da cardinale era stato un po' avversato, si scatenava poi la vendetta dei successori, dei nipoti dei successori. E questo poi è per noi fondamentale, Papa Urbano VIII Barberini, lui fiorentino, di origine fiorentina. È un personaggio interessante, del quale poi vi dirò qualche notazione biografica. Ha avuto invece una lunga vita come papa, perché è salito al soglio papale a 56 anni, quindi era giovane, relativamente giovane rispetto agli altri, e ha avuto più di 20 anni di tempo per, come dire, consolidare il suo pontificato e consentire ai nipoti, che vengono tutti molto beneficiati, di consolidare la loro ansia di affermazione, quindi anche il loro patrocinio per le arti. Altro papa fondamentale è Papa Innocenzo X, Panfili. Questo è un ritratto che Velázquez fa al papa ed è una delle cose più emozionanti che si possono vedere a Roma. La riproduzione non restituisce nemmeno lontanamente la possibilità di coinvolgimento che l'immagine suggerisce. Pensate che all'epoca, proprio di questo dipinto, si dirà, naturalmente è una leggenda, è un topos per la verità letterario intorno agli artisti. Comunque si dirà anche di questo dipinto che chi lo vedeva aveva l'impressione di essere davanti al Papa vero. E oggi la famiglia Panfili, Doria Panfili, che ha ereditato il dipinto insieme alla prestigiosissima collezione di dipinti che nel corso del tempo sono riusciti a raccogliere, espone, propone il dipinto proprio creando quest'aura di emozione, perché l'ha collocato in una stanzetta, si entra e si è improvvisamente di fronte ad un'opera illuminata in modo da dare la sensazione di essere davanti a questo personaggio terribile, perché poi anche Velázquez in questo senso è stato straordinario, cioè le mani, l'atteggiamento, lo sguardo restituiscono l'idea di una persona feroce, direi. Ecco, non mi viene in mente un'espressione migliore. E infatti, essendo il grande nemico dei Barberini, quando sale al soglio pontificio, soglio papale, accantona gli artisti che erano stati invece protetti dai Barberini, prima fa tutto Bernini. Bernini, con l'avvento di Innocenzo X, viene messo da parte, fino a quando poi Innocenzo X dovrà arrendersi al fatto che alla fine era davvero il principe delle arti, quindi gli dovrà commissionare la grande fontana dei fiumi di Piazza Navona. Ma prima, negli anni precedenti, viene messo da parte. Che è un vero guaio per Bernini, perché essere messo da parte dal Papa vuol dire che tutta l'aristocrazia romana, insomma, tende a non essere più così generosa nei suoi confronti, così ben disposta nei suoi confronti. Era quindi un momento di declino. Altro papa importante, Alessandro VII Chigi, quindi anche lui toscano d'origine, anche lui papa fortissimo, con
uno stuolo di nipoti, imparentato con gli Aldobrandini. Sarà lui e poi il nipote laico a completare l'acquisizione dei lotti di terreno per realizzare quello che ancora noi oggi chiamiamo Palazzo Chigi. Va bene, allora si diceva del mecenatismo papale, no? Di come ogni papa e la sua famiglia avessero una sorta di obblighi da assolvere di tipo artistico, appunto, di mecenatismo. Allora, la prima cosa fondamentale era quella di completare San Pietro. Ogni papa vuole lasciare traccia nella grande basilica. Ora uno dice, vabbè, signora, ma San Pietro è stata completata, l'abbiamo appena detto, da Paolo V, sotto Paolo V, all'inizio quindi del secolo, il moderno conclude modificando il progetto originale che era pianta centrale, vi ricordate, e trasformando l'edificio in un innesto di pianta longitudinale su una struttura a pianta centrale. E no. Perché già questa immagine del Codazzi, Viviano Codazzi, che era un bergamasco tra l'altro, che è stato, come dire, un anticipatore dell'esperienza del vedutismo, in realtà è uno dei tanti artisti, forse uno dei più dotati, che esegue opere che ricordano un momento importante della storia della città. Questo è un dipinto del 1633. Ed è vero che la basilica ci appare completata, ma anche un po' fantasiosamente rappresentata, perché per esempio i due campanili che erano stati commissionati a Bernini non verranno realizzati, come saprete, perché c'è un cedimento della struttura della facciata e quindi il campanile, lo vedremo, non potrà essere costruito. Allora, se non si può costruire uno, non si costruisce nemmeno l'altro. Per il resto la facciata è quella di oggi, ma la piazza no. I papi che sono venuti dopo hanno avuto come dire, molto spazio ancora per completare l'edificio e la struttura intorno, no? E quindi la piazza, poi all'interno il baldacchino, no? Papa Barberini, Urbano VIII, arriva e trova una basilica già costruita dai predecessori nelle sue strutture, ma il baldacchino non c'era, il baldacchino lo fa lui ed è uno dei perni visivi, no, della basilica. Quindi ogni papa, fino ad Alessandro VII, che conclude la piazza, il porticato bernignano, ci mettono del loro in San Pietro, senza trascurare i monumenti funerari dei papi all'interno dell'edificio, che sono una delle cose più notevoli che si possa osservare oggi girando all'interno della basilica. Quindi, prima cosa, bisogna completare San Pietro. Seconda cosa, dobbiamo creare e decorare un palazzo di famiglia. Questa cosa non lo fa il Papa direttamente. Succede a volte, l'abbiamo visto coi Farnese, che prima di diventare Papa, nella fase cardinalizia, diciamo, il personaggio incominci la costruzione di un palazzo importante, che poi viene conclusa dalla sua famiglia una volta diventato papa, ma coi soldi che arrivavano da San Pietro, oppure può succedere che sia da zero un cardinale nipote che realizza il palazzo di famiglia. Il palazzo di famiglia può essere destinato, normalmente è destinato sia a ramo laico della famiglia, sia il ramo religioso. E poi è interessante anche questa questione della commissione dell'erario. C'è uno dei grandi problemi d'immagine, direi, del papato allora, era che il papa non avvertiva differenza nell'uso del denaro dell'erario di Stato per fini pubblici e per fini privati. Quindi usava indifferentemente questo denaro per opere destinate alla collettività e per opere invece destinate alla famiglia. Non era lecito farlo, però lo facevano, insomma, avevano sempre dei cardinali tesorieri molto compiacenti. Va bene, questo che vedete, sempre Google Maps mi aiuta molto nelle immagini, questo grande edificio con questa lunga manica è il cembalo borghese.
che è uno dei palazzi più vasti di Roma. Si chiama Cembalo perché ha questa forma, hanno chiamato Cembalo questa forma particolare. Ed è appunto il palazzo che il nipote Scipione di Papa Paolo V si fa costruire e che la famiglia continua ad abitare ancora oggi, è un palazzo privato. Altro palazzo interessante per noi è Palazzo Barberini, sarà interessante, lo studieremo, lo vedremo perché lavorano insieme anche con una grande prevalenza del primo, Bernini e Borromini nella realizzazione di questo palazzo. Poi vi spiegherò meglio più avanti in che termini, insomma, viene organizzato e costruito questo edificio. Comunque, vivente il Papa, la famiglia fa costruire questo palazzo nel quale risiederà il ramo laico e il ramo religioso dei nipoti. Altro palazzo fondamentale, Palazzo Doria Pamphili, in Piazza Navona, voluto dal nipote del Papa, ma dallo stesso Papa quando era cardinale, Camillo Pamphili. E oggi sede dell'ambasciata del Brasile in Piazza Navona è l'edificio più importante, anche perché la chiesa di Sant'Agnese a fianco, per noi interessante perché ci lavora Borromini, era come dire, la cappella di palazzo dei Panfili. E infine Palazzo Chigi, che appunto, come dire, unisce, come dicevo prima, due famiglie, no? La famiglia Aldobrandini di Papa Clemente VIII e la famiglia Chigi, che alla metà circa del 600, decide di acquisire gli edifici degli Aldobrandini, acquistare altri lotti e costruire il grande palazzo. Palazzo Chigi, il cui ingresso principale non era, come invece avviene oggi, sulla piazza che viene chiamata Colonna perché c'è la Colonna Antonina, ma sulla Via del Corso, quindi era quello l'ingresso principale. Seconda tappa, quindi, la creazione del palazzo di famiglia. Ve ne ho mostrati solo alcuni, in realtà erano molto di più, naturalmente. Creazione di una residenza di campagna. La residenza di campagna era il luogo d'ozium latino, no? Era una necessità di esibizione, naturalmente, di esibizione di potere, di grandezza, di ricchezza, ma era anche avvertito come un luogo necessario, un luogo nel quale poter abbandonare il negozium, cioè l'attività impegnativa, quotidiana della città. L'ozium era considerato come un momento rigenerante e non era come per noi oggi, non so, stendersi su una maca o andare in spiaggia o ascoltare della musica, no. In teoria, sì, l'ozium prevedeva lo studio, il dialogo con persone interessanti, la vicinanza con intellettuali, il rapporto. Insomma, e poi anche naturalmente l'attenzione per la cura fisica del corpo e quindi l'attività di moto, la caccia, le cavalcate e così via. Quindi si costruiscono delle ville pazzesche. Io ve ne mostro alcune di quelle magari meno note, non vi ho fatto vedere Villa d'Este perché probabilmente molti di voi l'hanno visitata a Tivoli. Vi faccio vedere invece Villa Aldobrandini a Frascati, questo è un luogo che prima o poi nella vita vorrò visitare, forse mi sposo di nuovo, mi risposo così organizzo lì, al 50° non ci arrivo, però non so perché è un luogo davvero severamente privato, questo non si riesce ad entrare, bisogna avere insomma delle entrature molto potenti perché è ancora la famiglia lo tiene per sé. Comunque, Villa Aldobrandini e Frascati sui Colli, quindi. Altro luogo d'ozium, che questo invece per fortuna visitabile, è il Casino Borghese, la sede della Galleria Borghese in Villa Borghese. La Villa Borghese era una vigna, nell'accezione che abbiamo detto l'altra volta, cioè una grande, grandissima, enorme estensione di terreno. Pensate alle dimensioni di Villa Borghese ancora oggi. Talmente estese nel caso della proprietà borghese che non era nemmeno chiusa, non era cintata.
e i romani potevano accedere all'interno del giardino, era consentito farlo. Del resto Scipione, che non viveva qui, il nipote del Papa Paolo V, cardinale Scipione, che non viveva qui ma viveva nel cembalo che abbiamo visto prima, qui andava occasionalmente, come dicevamo, a fare le grigliate, no? Cioè andava così per i momenti di svago. Per avere un po' di frescura, perché naturalmente in mezzo al verde d'estate si stava meglio che in piena città, e quindi era lasciato libero ai romani l'uso del parco. Andiamo avanti, se non finisco più. I barberini un po' più contenuti nelle loro indicazioni. Questa è la villa Barberini e Castel Gandolfo. Poi Papa Urbano VIII farà enormemente ingrandire la residenza papale che è adiacente a questa Castel Gandolfo, però continuerà a vivere qui quando andrà in quella località, continuerà a essere la residenza papale. I Panfili invece, come dire, sì, nel senso che il loro casino è magari più piccolo, no, rispetto ad altre residenze tipo l'Aldo Brandini, però caratterizzato da questo profluvio decorativo davvero straordinario, è il Casino Doria Pamphili all'interno del parco pubblico di Roma. I barberini però non si accontentano della... Scusate, ma pensate che si possa avere un po' d'acqua? Perché sennò... Intanto, grazie. Se ce l'avete, scusate, non ho pensato di prendere per me una caramella. Questo secondo me pulisce, ma Grazie. funzionerà. Non so se qualcuno di voi riconosce questa immagine. Questa è Pellestrina. È Pellestrina questa che vedete, è in alto, nella parte alta di questa struttura archeologica, no? Evidentemente antica, stava la fortezza dei Colonna, importantissima, antichissima famiglia romana. I Barberini acquistano la fortezza dei Colonna per trasformarla in una residenza rinascimentale. Lo fanno nella quasi totale inconsapevolezza che questa fortezza era stata costruita sopra i resti di un straordinario edificio antico che era il santuario della fortuna primigenia, che vi mostro. Ecco, questa è una veduta dall'alto del terrazzamenti, e questa è una ricostruzione di com'era questo santuario straordinario. Nell'inconsapevolezza lo fanno perché tutta la struttura delle rampe e dei parterre del santuario erano ricoperte di case medievali, c'era un intero quartiere di case medievali. Il monumento è stato riportato alla luce durante la Seconda Guerra Mondiale perché Pellestrina è stata bombardata e quindi nella demolizione di questi edifici sono emerse strutture ancora sostanzialmente intatti, cioè chiaro che gli storici, gli archeologi sapevano che lì c'era il santuario, però le strutture sono state portate alla luce solo in epoca recente, tant'è comunque loro avevano ancora questo straordinario palazzo. Terza tappa, costruzione di una cappella di famiglia in una delle chiese importanti di Roma. In fondo perché no? Anche la morte può essere un momento di grande rappresentazione familiare, soprattutto se si scelgono chiese di grande rilevanza. Allora cosa succedeva? Succedeva che le famiglie, la famiglia del Papa o la famiglia del cardinale importante, sceglieva una chiesa importante di solito perché è una chiesa nuova, costruita di recente e che quindi proprio per questo motivo vedeva anche la necessità di ricevere finanziamenti che erano garantiti dall'acquisto del patronato di una delle cappelle. I papi, o comunque i cardinali più importanti, tendevano invece a
collocare le proprie cappelle funerarie all'interno delle chiese basilicali antiche, le chiese costantiniane, se non addirittura San Pietro nel caso di alcuni papi, non di tutti. Questa è la cappella Aldobrandini nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, che è una chiesa gotica, l'unica forse chiesa gotica rimasta nelle strutture gotiche a Roma. E vedete, gli Aldobrandini però sovrappongono alla struttura gotica dell'edificio, meglio introducono nella struttura gotica dell'edificio invece una cappella barocca. Quello che ci colpisce di queste cappelle, lo vediamo qui, cominciamo a osservarlo oggi, è l'uso di questi marmi colorati, marmi preziosi, marmi di importazione diremo noi oggi, che in realtà di importazione non erano allora, perché questi marmi andavano a toglierli dai resti della Roma antica. È stato fatto uno straordinario saccheggio da parte degli architetti, degli scultori e delle famiglie loro committenti nel 600, davvero straordinario. Quando si dice quello che non hanno fatto i barbari, l'hanno fatto i barberini, si riferisce sì ad un evento particolare, che è quello di aver tolto i bronzi del pronao del Pantheon per realizzare il baldacchino di San Pietro e i cannoni del Gianicolo. Ma in realtà si... Cara, grazie mille. Lasciamo qua un attimo, si spalda, grazie mille. Stavo dicendo... No, che in realtà si riferisce a più generale, no? Allo spoglio dei monumenti che è stato fatto soprattutto nel 600. Gli ultimi marmi che c'erano sul Colosseo sono stati tolti in quest'epoca. L'altra cappella che mi interessa mostrarvi, della quale poi parleremo di nuovo, è la Cappella Barberini. Una, Santa Maria sopra Minerva, viene scelta dagli Aldobrandini perché era in Santa Maria sopra Minerva la più importante chiesa domenicana in città. È la chiesa, ricorderete di averla vista, che sta accanto al Pantheon, proprio immediatamente vicino al Pantheon, che ha davanti il famoso obelisco con l'elefante di Bernini. Sant'Andrea della Valle invece era proprio una chiesa nuova, era la chiesa appena costruita dai Teatini. Tra l'altro la cappella Barberini è nota, è famosa per essere il luogo in cui viene ambientata la Tosca di Puccini. È lì che Cavaradossi sta dipingendo quando arriva Tosca, che gli dice falle gli occhi neri, no? alla Madonna che sta dipingendo. In realtà all'interno della cappella interverrà il Passignano. Ecco, queste invece sono le cappelle papali. Le più clamorose sono quelle costruite all'interno della Basilica Costantiniana di Santa Maria Maggiore a Roma. Questa è la cappella di Sisto V. All'interno della cappella di Sisto V, che quindi è della fine del 1500, viene sepolto anche Pio V, santo, Pio V Ghisleri, un papa orrendo, ha massacrato i valdesi, lui era piemontese, era di Bosco Marengo, ha massacrato i valdesi nelle valli piemontesi, santo. Santo subito. E invece questa è la cappella Paolina, quindi l'altra cappella Sistina. E questa cappella Paolina, perché è voluta da Paolo V Borghese, il quale fa seppellire con sé anche Clemente VIII Aldobrandini. Questa invece è una cappella, vedete, pienamente seicentesca, per la quale vengono coinvolti scultori e stuccatori molto importanti e anche artisti importanti come il Passignano e il Cavalier d'Arpino. Al Cavalier d'Arpino era stato giocato un bello scherzo da Paolo V, poi ne parleremo, però deve sottomettersi comunque alle commissioni papali.
Ecco, questa è sempre la cappella paolina con gli affreschi del Cavalier d'Arpino. Vi ricordo già la terza volta che vi mostro questa immagine, che una delle componenti dell'autocelebrazione era il mantenimento e l'arricchimento di fondazioni religiose. E i Farnese, con il loro, nel loro rapporto con i gesuiti, sono stati un po', la punta di diamante, no, di questa vicenda. Del resto, il Cinquecento, proprio con il periodo della Controriforma, vede nascere molti ordini, molte congregazioni nuove. Abbiamo anche citate, no, i Filippini, i Teatini, i Barnabiti, e queste congregazioni hanno la necessità di trovare dei protettori potenti che finanzino anche le loro iniziative religiose. Quindi ecco che trovano pronte delle figure che attraverso quest'opera di munificenza riuscivano anche a far ricordare se stessi, a celebrare se stessi. Per fortuna nostra, vengono finanziate la raccolta, a opera di solito di un nipote favorito, di una galleria di dipinti e sculture. Per fortuna nostra, perché poi queste opere per lo più noi ce le ritroviamo. Perché il nipote favorito, che a volte erano più nipoti favoriti, come nel caso dei Barberini, non solo colleziona opere d'arte già realizzate, da realizzare, ma ne commissiona molte. E questo naturalmente contribuisce, stante che ognuno di loro è portatore di una certa sensibilità, di un certo linguaggio, all'arricchimento del linguaggio artistico collettivo. Vi ricordo Scipione Borghese. Scipione Borghese in questo senso è proprio un campione del collezionismo seicentesco, perché commissiona opere. Questa è la celeberrima Apollo e Dafne di Bernini, per il proprio palazzo. Adesso è nel Casino Borghese, ma la sua collocazione originale non era lì, almeno nelle intenzioni del cardinale, ma fa anche delle opere di rapina. Questo, che è uno dei dipinti più importanti della Galleria Borghese, Raffaello, che l'aveva dipinto nel 1507, l'aveva dipinto per una chiesa perugina, per la chiesa di San Francesco a Perugia, per Atalanta Baglioni, bla bla bla. Queste qui sono cose che oggi non ci interessano. Bene, non ricordo esattamente l'anno, poteva essere il 1610-11. Scipione Borghese, d'accordo con i frati francescani della chiesa, nottetempo fa trafugare il quadro. Lo porta a Roma, i perugini si infuriano, ci teme una rivolta per questa cosa, e Papa Zio interviene e dichiara con decreto papale che il dipinto è del nipote e che i perugini fanno bene a tranquillizzarsi, poi gli farà realizzare una copia dell'opera, ma capite? Andiamo avanti sempre con Scipione Borghese. Questa è un'opera celeberrima di Caravaggio. Dicevamo prima che Caravaggio si vede rifiutate le ultime opere, quelle che realizza nei primi mesi del 1606. L'assassinio avverrà nel maggio di quell'anno. Quindi questa è la famosa Madonna dei Palafrenieri, che si trova in collezione borghese, ma Caravaggio naturalmente l'aveva dipinta per una chiesa. Una chiesa importante, che era la chiesa di San Pietro, la Basilica di San Pietro. Il dipinto doveva andare e rimane per una settimana sull'altare della Cappella dei Palafrenieri, che era un ordine, insomma, legato, laico, laicale, legato alla figura del Papa. La scusa del rifiuto da parte dei Palafrenieri, ma spinta dal Papa e dal nipote Scipione, è che l'opera rappresentava personaggi troppo modesti, questa Sant'Anna così contadina, questa vergine così procace. Probabilmente potevano esserci anche delle motivazioni di carattere dottrinale in realtà, perché quest'idea che la serpe, vedete, venga schiacciata contemporaneamente dalla madre e dal figlio,
poteva generare dei dubbi di carattere dottrinale, perché insomma dovrebbe essere il figlio, no, che schiaccia la serpe, credo. Vabbè, o la Madonna, insomma, sì, lei nella Bibbia si dice sì, la Madonna. Allora, insomma, comunque viene rifiutato. E doveva finire nella collezione di Scipione Borghese. Ora, capisce anche un bambino, capisce che è stato un rifiuto strumentale, come del resto era stata rifiutata la morte della Vergine da parte dei Carmelitani poco tempo prima, e l'opera poi Rubens, non proprio l'ultimo, la individua e consiglia il Duca di Mantova di acquistarla. Quindi non solo, ma vi dirò di più, per la Vergine, la morte della Vergine, quando i Carmelitani decidono di rifiutarla, a furore di popolo ottengono che venga esposta per una settimana e che la gente possa andarla a vedere prima che parta per Mantova. Quindi rifiutata un'opera che la gente si mette in coda per vedere, no? Ecco, quindi tutto chiaramente strumentale. L'ultima opera è quella, allora ve l'ho inserita perché era utile ai fini della mia riflessione, però stanno cambiando un po' gli orientamenti critici intorno a quest'opera. Allora, perché l'ho inserita? Perché tradizionalmente questo Davide con la testa di Golia, nella quale testa, come noto, si autoritrae Caravaggio, e che è parte, una delle opere fondamentali, come la prima, della collezione Borghese, tradizionalmente veniva considerata come un dipinto che Caravaggio realizza negli ultimi mesi di vita, mentre è ancora a Napoli, e che porta con sé sulla famosa feluca che avrebbe dovuto portarlo sulle coste dello Stato Pontificio, dove avrebbe ricevuto la famosa grazia. Poi le cose non vanno così, vabbè, Caravaggio muore, amen. Lui si era portato una serie di dipinti con i quali ringraziare Scipione Borghese, il cardinale, si chiama di Mantova, Gonzaga, scusate, per il sostegno che gli era stato dato, l'aiuto che gli era stato dato per poter tornare a Roma a ricevere la grazia. E deve essere costato non poco a Caravaggio questa idea di sottomissione a Scipione Borghese. Comunque, non siamo più sicuri che questo dipinto facesse parte di quel gruppo. Ci sono adesso orientamenti storico-artistici diversi, addirittura pare che sia un dipinto realizzato nella prima fase napoletana dell'artista. Vabbè, insomma, comunque, tant'è, arriva a Scipione Borghese. E infine questa ve la ricorderete, il Domenichino, ve l'ho mostrata la volta scorsa, la caccia di Diana. Domenichino riceve la commissione da Pietro Aldobrandini. Quando Scipione Borghese viene a sapere di questa commissione, vuole per sé il quadro, il Domenichino dice no, me l'ha commissionato quell'altro, e allora viene fatto arrestare. Finché non si decide a consegnarlo, resta in galera. Ecco, per dire come venivano realizzate le raccolte. Non erano tutte così le opere raccolte, però molte sì. Per esempio, non ve l'ho documentato, ma sempre Scipione Borghese ottiene dallo zio Papa la confisca di tutte le opere d'arte della bottega del Cavalier d'Arpino, che in quel momento era la bottega più importante in città. Confisca motivata con una presunta mancato pagamento di tasse, figuriamoci, nella Roma dell'epoca, vabbè. E però i quadri finiscono tutti a Scipione Borghese, 150 dipinti. Quindi, insomma, questa era la realtà. Però adesso andiamo su cose invece un pochino più artistiche, velocemente. Vi ricordate, dicevamo che, insomma, è chiaro che la corte papale, soprattutto la famiglia papale e le famiglie dei grandi cardinali, avevano un forte potere d'orientamento del gusto, perché quando proteggevano un artista o un gruppo di artisti, questo aveva una ricaduta poi sulle scelte di collezionismo di tutte le famiglie importanti. Insomma, diventava una moda, no? Un po' da seguire, un po' perché
spesso queste famiglie, questa aristocrazia romana vacillava in gusto e quindi si affidava a chi ne sapeva più di loro, e poi anche per accreditarsi, no, presso la corte del Papa. Questa, per esempio, questo dipinto del Domenichino, questa Santa Cecilia molto bella, vedete, di ispirazione ancora cinquecentesca, ma con una morbidezza di definizione delle forme, con una ricchezza di volumi che già anticipano l'esperienza del Seicento, è stata commissionata da Ludovico Ludovisi. E i Ludovisi, di origine bolognese, e quindi ecco che proteggono gli artisti bolognesi come il Domenichino, sostengono e propongono la cultura figurativa, sì, naturalmente come sempre parzialmente rinnovata rispetto al passato, però caratterizzata da una forte componente classicista, questa chiarezza di immagine, questa pacatezza, questo rigore nella definizione anatomica delle figure, sulla scorta del maestro Annibale Carracci, è in Domenichino, in tutta, diciamo così, la schiera bolognese, una componente che potremmo definire classicista. Questa idea di una componente forte di linguaggio legato alla tradizione classica, che vuol dire rispetto delle proporzioni anatomiche, del pondus classico, anche cioè della pacatezza che, se ci pensate, caratterizza le opere antiche, sarà una componente forte, una corrente della cultura barocca. E poi c'è l'altra componente, che è quella che invece sarà sostenuta, per esempio, molto dai barberini. Con l'arrivo di Pietro da Cortona, toscano, protettissimo dai barberini, non sarà protetto solo lui, anzi all'interno della stessa famiglia ci sarà una scissione in questo senso, ma viene introdotto a Roma il fasto per le immagini celebrative, quindi fortemente animate, fortemente mosse, eccessive, esagerate spesso nel gesto e nella costruzione, e comunque sempre caratterizzate da una volontà di meraviglia, di generare meraviglia e stupore nell'osservatore, che invece la cultura classicista per sua natura non vuole provocare, ma la cultura classicista tende a comunicare in modo più pacato. La cultura barocca piena invece è una cultura che ti travolge, no? Che ti trascina in un vortice. Come vivevano gli artisti? Perché finora ci siamo occupati dei grandi, ma loro come stavano alla corte di questi personaggi? Innanzitutto questo è importante ricordarlo. Allora, la maggior parte degli artisti, no, la maggior parte, buona parte degli artisti romani, soprattutto i più importanti, avevano un protettore. Magari non sempre lo stesso nel corso della vita, però un protettore importante, che di solito era anche il committente principale. In quell'arco di vita era il committente principale. Presso questo committente l'artista viveva e riceveva uno stipendio, quindi era subalterno in qualche modo al proprio committente. Questo che vedete è il ritratto di Antonio Barberini, uno dei nipoti del Papa Barberini, ne parleremo, lo conosceremo molto, e lui, qua viene ritratto da Carlo Maratta, è lui uno degli Barberini che fa costruire il palazzo Barberini. Presso di lui, e con la protezione di questo particolare cardinale Barberini Antonio, vive Andrea Sacchi. Andrea Sacchi, che vedete qui ritratto sempre dal Maratta. Andrea Sacchi, romano, è stato fortemente influenzato dalla cultura bolognese, perché è stato allievo dell'Albani, uno dei collaboratori di Annibale Carracci, e quindi, in quanto
formatosi come pittore in un contesto di cultura classicista, è un artista che, pur in piena esperienza barocca, propone delle immagini pacate, chiaramente riconoscibili, leggibili e pausate. Lo vedremo, adesso io vi anticipo con questi aggettivi delle cose che potrete percepire con meglio con gli occhi. Antonio Barberini, grazie soprattutto ai suggerimenti di un intellettuale molto importante per la Roma dell'epoca, che era Cassiano del Pozzo, chiama presso di sé, fa vivere presso di sé Andrea Sacchi. Ora, come pensiamo che vivesse Andrea Sacchi? Allora, questo Andrea Sacchi viene chiamato per decorare una delle sale principali del Palazzo Barberini, oltre a realizzare tutta una serie di opere per loro. È stipendiato, vive presso di loro. Io mi immagino che, non so, non dico che pranzi col cardinale, che però almeno con i segretari. No, pranzava con gli scudieri. Secondo me questa immagine è definitiva. Cioè, sì, un artista, non a caso gli artisti, Caravaggio fra tutti, ambivano, se possibile, a stare a servizio di uno di questi grandi, perché garantiva un alloggio, garantiva il vitto, garantiva uno stipendio, garantiva anche una certa fama, no? Un certo successo, tanto è vero che a un certo punto poi Caravaggio, per esempio, può andare a vivere in una casa sua, per la quale però poi non riesce a pagare l'affitto. Perché la situazione era questa. Per contro, naturalmente, devono subire tutta una serie di umiliazioni e di, come dire, di condizionamenti, perché devono dipingere quello che il committente suggerisce, molto forti. Questo è un altro nipote Barberini, Francesco, altro fratello di Antonio, erano due fratelli. Questo è ritratto invece dall'Andrea Sacchi. No, mi sono sbagliata, scusate, ho fatto un grande errore. È Francesco che protegge Maratta, sì, protegge i Sacchi, mentre Antonio è più, sì, Antonio invece tende più a proteggere i Pietro da Cortona e gli artisti importanti. Scusate, no, ho detto una sciocchezza. No, mi è venuto in mente perché osservando questi due ritratti e anche i ritratti, per esempio, scultorei che vengono fatti di Antonio, si percepisce che uno, Antonio, così un po' tutto perfettino, no? Sembra destinato, per quello che mi sono confusa, sembra destinato a sostenere un'arte più morigerata, insomma, un pochino più composta, mentre l'altro un po' più mondano, vedrete nel ritratto che scultore che gli fa il Mochi, dopo uno zerbinotto, sembra destinato invece ad apprezzare un'arte un po' più enfatica. E invece no, in realtà non andrà così. Paradossalmente si invertono le parti. Vabbè, scusate. Esistono però anche gli artisti indipendenti. Naturalmente si tratta soprattutto di figure minori. Ma anche c'è anche qualche artista che decide che no, che lui non si mette al servizio del principe o del cardinale di turno. Questo però comporta serie difficoltà, grandi difficoltà, soprattutto perché chiaramente quando un committente si rivolgeva a un artista indipendente bisognava normare molto bene nel contratto quale sarebbe stato l'aspetto dell'opera e che cosa avrebbe comportato di impegno per l'artista o per il committente e la realizzazione di quel dipinto. Io ho pensato a dei punti a questo riguardo, che erano ineludibili in un contratto con un artista indipendente. Naturalmente il soggetto in questi contratti viene definito sempre con grande accuratezza, anche perché non è che ci si fidasse poi troppo degli artisti, nel senso che se
L'opera doveva veicolare dei contenuti di carattere simbolico, era bene che qualcuno li suggerisse all'artista. Magari non era lo stesso committente a elaborarli, ma era un consulente, diremmo noi oggi. Però tant'è, insomma, il soggetto viene sempre descritto con grande accuratezza. Il prezzo, anche questo è importante. Usciamo da un'epoca, il Cinquecento, e anche le epoche precedenti naturalmente, in cui gli artisti importanti non mettevano un prezzo alle proprie opere, ma aspettavano che il committente desse. A volte andava bene, a volte andava male. Lo sappiamo perché Tiziano è uno che inviava i suoi dipinti a Madrid senza accompagnarli da una fattura, e poi si lamentava e diceva: ma l'ho mandato e non è arrivato niente. Allora poi magari il re gli mandava una collana d'oro, no? No, invece con l'artista indipendente si stabilisce un costo, un prezzo. Ahimè, mi viene da dire, perché quasi sempre abbiamo moltissimi contratti, ovviamente in quel periodo, sono arrivati fino a noi. Ahimè, perché come veniva stabilito il prezzo? Questo era un momento di grande scontro tra l'artista e il committente, ma che era un momento di scontro determinato, direi, proprio dalla ancora imperfetta concezione della condizione sociale dell'artista. Cioè, normalmente si stabilisce il numero di figure che compaiono e il prezzo in base al numero di figure, che voi capite per un artista è estremamente mortificante. È come dire: ti pago al metro quadrato, no? Perché ci poteva essere un'unica figura per la quale bisognava spendere un impegno di giorni, se non di settimane, e poi figure che invece potevano essere buttate là più così velocemente. Quindi era un momento un po' di difficoltà. Poi si stabilivano le spese che dovevano essere ripartite. Allora, di solito succedeva che al committente si prendeva carico delle spese, quelle meno pericolose, il telaio, la tela, l'imprimatura che era gesso e colla, quelle spese lì. L'artista si teneva il carico dei colori, che era la spesa più rilevante, ma che veniva quantificata naturalmente. Perché? Perché è chiaro che l'artista voleva scegliere lui la materia che avrebbe usato. I colori, soprattutto in quest'epoca, ancora fino alla fine del 1700, quando incomincia la produzione chimica dei colori per l'arte, potevano essere altamente instabili. Cioè, uno poteva essere davvero, volevo usare un termine scorretto, sto cercando un termine più corretto, imbrogliato dal venditore. E lo vediamo nei nostri dipinti. Quante volte ci succede di vedere manti delle vergini che dovrebbero essere azzurri e invece sono neri? O mantelli che dovrebbero essere gialli, arancioni e sono marroncini? Ecco, scusate. I colori potevano alterarsi, c'era il rischio che si rovinassero molto. Allora, volevano. E poi naturalmente il tempo necessario per realizzare l'opera. Non veniva mai rispettato questo, quasi mai. Dicevamo di Pietro da Cortona, no? 1629-1637, mi sembra che siano questi gli anni. Non è che è stato 8 anni sulle impalcature Pietro da Cortona per il soffitto di Palazzo Barberini. È che stava lì un po', stava qualche settimana, poi se ne andava a fare un'altra cosa, poi dipingeva altre cose, poi tornava, faceva un altro pezzettino e così via. Come adesso, esatto, così. Ci fermiamo qui un attimo? Bene, riprendiamo la nostra lezione e sempre nell'ottica di comprendere quale fosse nel complesso la condizione degli artisti, insomma, quale fosse la struttura, quali fossero le dinamiche dell'arte, ecco, detto meglio, nella Roma del Seicento, non possiamo non far riferimento all'Accademia di San Luca. L'Accademia di San Luca
è stato un tentativo riuscito di sottrarre, gli artisti alla condizione, come dire così, molto medievale per tradizione dell'attività di pura bottega, che comportava anche un certo isolamento degli artisti minori. L'Accademia di San Luca invece è una sorta di, potremmo definirla, confraternita, laicale, in cui gli artisti si riuniscono, naturalmente bisognava essere accolti, quindi avere un certo credito in città relativamente alla propria arte, e in qualche modo l'Accademia si impegnava ad una promozione di carattere intellettuale di questi artisti, era un luogo di scambio di opinioni, ma anche un luogo di formazione culturale. E quindi era un ambiente, un'organizzazione molto ambita, perché appartenere all'Accademia di San Luca era considerato un titolo prestigioso e anche un motivo, un'occasione per avere commissioni più rilevanti. Una presenza insolita nella Roma del Seicento. Non mi arrischierò mai, avendo qui l'amica Marei olandese, a pronunciare i loro nomi. Comunque c'è questa setta, chiamiamola così, anche questa è un'organizzazione, una specie di associazione privata di artisti, non tutti di origine olandese per la verità, ma insomma prevalentemente olandese, ma anche tedesca, nord europea in generale, come dire, in opposizione per certi versi alla paludata Accademia di San Luca, invece colgono l'occasione dei propri incontri per scambio, naturalmente, di favori, di consigli, di commissioni anche, ma soprattutto come occasioni di convivialità. Questo è un dipinto molto famoso, che rappresenta l'iniziazione, cioè l'ingresso nella società. Come si pronuncia? Schildersbelt. Io poi sono del sud, lo Sì. dico in un modo, lo dico Schildersbelt, Ecco. mentre al nord lo dicono Schildersbelt, non Non riesco riesce neanche perché cioè, sì, c'è un suono molto gutturale. Va bene, insomma, questa lega sì. Quindi Lega dei Pittori sarebbe. Questa lega, questa associazione prevedeva un'iniziazione molto giocosa però, in cui, vedete, si travestivano all'antica i personaggi, lo scopo era quello di fare delle bevute clamorose, cioè lo scopo dell'iniziazione era quello proprio di arrivare allo smarrimento di sé nel vino. A Roma, sì, a Roma, perché come dicevamo a Roma convergono artisti dall'Italia, ma non solo, insomma. Ma pensate a Rubens, no? Che arriva, per esempio, Van Dyck arriva a Roma. La caratteristica più curiosa di questi artisti, che erano degli irregolari, no? Non avevano protezione, non avevano, era quella di realizzare dipinti di piccole dimensioni che appartenevano alla tradizione del genere, così ben radicato ormai nei luoghi di provenienza di questi artisti. E quindi i protagonisti delle loro scene di vita quotidiana sono i poveri, gli ultimi. Ecco perché vengono definiti bamboccianti, perché i protagonisti delle loro scene, delle loro scenette, sempre collocate su sfondi di rovine o di ambientazioni riconoscibili romane, sembrano appunto dei pupazzi, gente povera, dei fantocci. Ecco, vedete qui. Per quanto riguarda Bergamo, solo una notazione, questo tipo di pittura naturalmente piace perché è una pittura divertente, così graziosamente decorativa, quindi hanno anche un discreto successo questi artisti. Naturalmente non si mettevano queste piccole opere nei saloni di ricevimento, però nelle gallerie sì, per esempio. E quindi hanno un successo prolungato nel tempo. Quest'idea di osservare
i poveri per farne oggetto un po' di scherno, un po' di derisione, ma anche per mostrare provocatoriamente una vita, una condizione diversa da quella dell'arte paludata, ha successo. Non penso a Ceruti che nel Settecento ha tutto un altro percorso, ma penso a Bergamo, all'Albricci, che forse qualcuno di voi conosce, è l'artista, mi è capitato di incontrarlo, che fa i nanetti, ha come protagoniste delle sue opere i nanetti. Ce ne sono in Palazzo Moroni, al punto dove potreste averli visti più facilmente. E questi nanetti operano, agiscono, proponendo scenette che dovevano avere un forte contenuto di critica, forse politico, comunque sociale, solo che noi oggi facciamo molto fatica a comprendere, no? A cosa si riferissero. Però, insomma, nasce da lì il filone, è questo.